riporta anche l'app di OneFootball, i convocati per il match di domani sera alle 20:45 a San Siro, quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino, i convocati solo verranno comunicati solo domani mattina dopo l'allenamento sciogli i muscoli, dopo l'allenamento oltre che sciogliere i muscoli, i giocatori provano i calci piazzati, provano questo tipo di esercizio, i calci piazzati, corner e punizioni. E dopo aver esaminato gli ultimi dettagli, Pioli comunicherà i convocati. Allenamento oggi che ha dato forse qualche indicazione senza enormi stravolgimenti. Per esempio, in difesa dovrebbe essere ancora Donnarumma, Begovic potrebbe essere di solito il portiere numero 2, gioca in Coppa Italia, ma credo che, essendo appena arrivato, penso che sia ancora Donnarumma a difendere la porta. Con un cambio rispetto a domenica scorsa, al posto di Kjær dovrebbe giocare Musacchio insieme a Romagnoli, a destra Conti perché Calabria non è ancora a posto dopo l'infortunio della caviglia e a sinistra Theo Hernandez. Per quello che riguarda il centrocampo potrebbero esserci due cambi, ma c'è un dubbio. Bennacer giocherà sicuramente visto che è squalificato domenica prossima match contro il Verona. Di fianco a lui dovrebbe giocare Krunic e non Kessié. Dovrebbe giocare Krunic e non Kessié. A destra Castiglieco e a sinistra è stato provato Çalhanoğlu e Bonaventura. Quindi questo lascio questo dubbio. Là davanti, come contro la Spal, Piontek e Rebic. Un turno dunque di riposo dovrebbe essere. Chiaro che sono indicazioni, non sono certezze. Con Piontek e Rebic e non Leao e Ibrahimovic pronti per il prossimo match contro il Verona. Per quello che riguarda i giocatori, in teoria sul piede di partenza, parliamo di Suso, parliamo di Ricardo Rodriguez. I giocatori si stanno allenando regolarmente a Milanello, quindi saranno probabilmente convocati. Sempre che la situazione non si evolva per quello che riguarda Suso, perché si aspettano ore e ore. Oggi dovrebbe esserci stata una conference call per capire, per limare, per smussare gli ultimi dettagli. Ribadisco, il Milan vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. Siviglia sta andando in questa direzione, ma l'obbligo di riscatto legato a tot partite ne vorrebbe un po' troppe il Siviglia e il Milan cercherà di averne meno 5-6 partite per partire l'obbligo di riscatto. È un particolare che però in questo momento frena ancora la trattativa, almeno quando io sto mandando questo video. Paquetá si sta allenando regolarmente, non dovrebbe essere però in grado in campo dal primo minuto, ma potrebbe essere convocato anche Paquetá perché il suo apporto è importante visto che è uno dei giocatori che più ha giocato prima di questo. Di quest'ultima fase della stagione dove in effetti è stato meno impiegato. Quindi questa dovrebbe essere la situazione, questa dovrebbe essere la rosa del Milan, anzi la formazione del Milan per quello che riguarda, diciamo, la rosa, o meglio, i convocati, bisognerà aspettare domani mattina. La formazione dovrebbe essere quella, convocati più o meno sono sempre lo stesso numero, non ci sono se non i lungodegenti come Biglia. E altri non ce ne sono e quindi si attende, ha recuperato anche Musacchio, si attende ora ripeto, la convocazione di domani e noi subito appena convocati domani il video. Ma domani mattina ci sarà un altro video, come sempre, un video sulla situazione del mercato. A meno che parta un video improvviso questa sera, vuol dire che ci saranno delle evoluzioni che in questo momento non sono ancora quantificabili e prevedibili e ipotizzabili. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.